La chiesa della Santissima Trinità è ubicata tra la via che prende il medesimo nome e la via Case Nuove nel centro urbano di Mascalucia. Su un'altura denominata la salita al monte. Nel prospetto anteriore un oculo circolare bicromico denominato occhio della provvidenza, sormontato da una croce di Malta, ipotizzando la partecipazione dei cavalieri di Malta all'interno della congregazione. Il terremoto del 1693 causò gravissimi danni al patrimonio urbanistico e architettonico della città di Mascalucia. A partire dalla metà del XVIII secolo il centro abitato fu ricostruito e attorno alla chiesa si determinava la grande formazione del centro denominata Trinità e appunto Case Nuove. Nel febbraio del 2000 la chiesa è stata chiusa completamente da un'ordinanza del sindaco di Mascalucia per la caduta di alcune orlate di pietra dai cornicioni. La congregazione Santissima Trinità, rappresentata dal dottor Giovanni Lapiana, ha dato incarico all'architetto Maurizio Catanzaro di redigere un progetto di restauro conservativo. Così, per volontà e la tenacia dei membri della congregazione della Santissima Trinità, è avvenuto il ripristino dell'edificio sacro, sia nella struttura sia nella sua funzione.